Oggi vorrei parlarvi del libro scritto da Michela Murgia, Dare la vita, edizione Rizzoli. È un libro uscito dopo la sua scomparsa e vorrei parlarvene utilizzando le parole del curatore dell'opera, Alessandro Giammei, e poi fare qualche breve considerazione. Michela Murgia con le scadenze ha sempre avuto dei problemi. Forse anche per questo, però, le sue idee e le sue parole non scadono mai. Né in termini di altezza e lucidità, né in termini di cronologia, anche quando le esprime da contingenze tra le più gravi immaginabili. Questo libro intendeva metterlo insieme in almeno 6 mesi e si è trovata a doverlo chiudere invece in meno di 6 settimane. Sul tema, tuttavia, andava interrogandosi anche spesso per iscritto da più di 6 anni. Anzi, come ha dichiarato lei stessa, forse da prima ancora di cominciare a fare la scrittrice, se mai si comincia, come del resto mai si finisce. D'altronde alla maternità, alle vie biologiche e d'anima su cui corrono i rami della filiazione, ha dedicato in fondo tutta la propria esistenza relazionale, intellettuale e letteraria. Anche laddove a prima vista il tema sembra differente, a questa questione ha dato la vita. Spetta a chi resta il compito di onorare un simile dono. In questo libro, quindi, sono riprese tutte le tematiche care alla Murgia. Le tematiche legate quindi alla maternità surrogata, ma soprattutto quello che viene fuori è l'importanza della possibilità per le donne di scegliere, di esprimere la propria volontà. Come riconosce lo stesso curatore, in questo testo ci sono dei buchi legati a una non perfetta fusione tra un capitolo ed un altro, ma è ovvio comprenderne le motivazioni. Anche con questo libro, la Murgia ci induce a riflettere e a confrontarci, su tematiche sicuramente di grande attualità e molto importanti. Per cui, Michela Murgia, Dare la vita, edizioni Rizzoli. Alla prossima.